Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Essere leader nell'informazione locale significa molto di più che diffondere notizie. Significa essere vicini, conoscere, interessarsi e amare appassionatamente i territori che serviamo. Netweek, la voce autentica della tua città. Buongiorno a tutti e ben ritrovati dalla redazione di ETG. Apriamo il nostro telegiornale con la pagina della cronaca e con un provvedimento davvero esemplare per il questore di Bologna, Antonio Sbordone, nei confronti dei quattro peruviani che lo scorso 14 luglio in via del Pratello a Bologna diedero vita ad una violenta rissa che poi sfociò in accoltellamento. Allora ripercorriamo quello che è successo con Maria Elena Mele. Due anni lontani dai locali di Via del Pratello a Bologna è quanto disposto dal questore Antonio Sbordone a seguito delle indagini svolte dalla divisione anticrimine in merito ad una rissa avvenuta nei giorni scorsi in un locale della zona. A ricevere l'interdizione sono stati quattro peruviani di 18, 22, 37 e 44 anni che la mattina del 14 luglio avevano dato vita ad una violenta rissa sfociata in accoltellamento. Dei quattro, i due ragazzi e il 44enne sono tra loro imparentati, mentre il 37enne è un loro conoscente. La lite, molto animata e violenta, è scoppiata per futili motivi, poi è degenerata e si è svolta in due momenti diversi. Dopo un primo scontro, il 37enne è entrato nel locale dove lavorava ed uscito con un coltello, avventandosi sul gruppo e ferendo ad un braccio il 44enne. A quel punto il figlio e il nipote di quest'ultimo hanno colpito con violenza il 37enne con cocci di bottiglia di vetro e forse anche con lo stesso coltello, procurandogli diverse ferite. Tutti alla fine sono stati denunciati per rissa aggravata. I tre sono finiti anche in ospedale. A seguito delle indagini è arrivato il provvedimento del questore, che è stato notificato ai quattro il 18 luglio e prevede l'interdizione comprensiva del divieto di stazionamento e la frequentazione dei locali di Via del Pratello tutti i giorni dalle 20 alle 6 del giorno successivo per due anni. Ancora incidenti purtroppo sulle strade del bolognese. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Nuova Bazzanese all'altezza di Zola Predosa, a scontrarsi un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre, oltre al 25enne, anche un'altra persona rimasta incastrata nella vettura dopo lo schianto, ricoverata con ferite di media gravità all'ospedale cittadino. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri arrivati sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi di rito. È rimasto invece illeso il conducente del camion, un uomo di 51 anni. È stato proiettato ieri anche a Bologna il video Baby Olivia sul Provita, iniziativa organizzata dall'associazione Provita e Famiglia, che però è stata oggetto di una forte contestazione tra i manifestanti, tra l'altro anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza. Proprio sulle modalità di questa contestazione insorgono Lega e Fratelli d'Italia, che parlano di metodo aggressivo e squadrista, puntano il dito anche contro il sindaco Matteo Lepore e annunciano una interrogazione in consiglio comunale. Andiamo a vedere. Polemiche e proteste per la proiezione anche a Bologna del video di Baby Olivia sul Provita, dal concepimento alla nascita, trasmesso su Maxi Schermo in piazza 20 settembre. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Provita e Famiglia, che si è ritrovata ieri dalle 16 alle 22 in piazza 20 settembre per fare volantinaggio e invitando i passanti a guardare il video e sollecitandoli sul tema dell'origine della vita umana e lanciando anche una petizione. Vogliamo portare una cultura che rispetti la dignità dell'essere umano sin dal concepimento. Abbiamo lanciato una petizione affinché venga insegnato in tutte le scuole d'Italia la scienza del concepimento, tutta l'evoluzione del concepito nel grembo materno.
L'iniziativa è stata contestata da un gruppo di manifestanti abusivi non autorizzati, secondo quanto sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, che puntano il dito anche contro il sindaco Lepore, accusato di dare loro solidarietà, di essere oscurantista e totalitario e di non sapere che cosa siano libertà e democrazia. Secondo la Lega, i manifestanti hanno cercato brutalmente di impedire a Provita e famiglia di portare avanti il suo evento, andando anche a inserirsi nei confronti che l'associazione stava avendo con i passanti. Un metodo, scrive la Lega, aggressivo e squadrista da parte di questi abusivi, spesso dei centri sociali, che respingiamo, dice il capogruppo della Lega Di Benedetto. Per fare una semplice manifestazione, un'associazione ha bisogno della polizia in assetto antisommossa e cordone di sicurezza, perché ci sono i centri sociali, ma anche alcuni consiglieri di maggioranza che manifestano, urlano, gridano anche col megafono, gli impediscono di portare avanti la loro manifestazione. Questa non è democrazia, questa non è libertà. Invito la maggioranza a fare mea culpa, a chiedere scusa per questa limitazione di diritto per un'associazione per tante persone. A fare eco Di Benedetto l'onorevole Stefano Cavedagna, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, che poi denuncia: oltre ad alcuni urli diretti alla mia persona è partito il coro rivolto alla nostra direzione: le sedi dei Provita si chiudono col fuoco, ma con i Provita dentro, se no è troppo poco. Una evidente minaccia di morte, dice Cavedagna. Ancora più grave che a quella contestazione con queste parole fossero presenti Mary De Martino, consigliere comunale PD, ed è John Begay di Coalizione Civica. Chiediamo a Lepore e al PD un intervento immediato di condanna di questi fatti, rispetto ai quali presenteremo un'interrogazione in Consiglio Comunale, conclude Cavedagna. Ha preso il via oggi anche a Bologna la campagna di raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sulla autonomia differenziata. In Piazza Nettuno, insieme a CGL e UIL, anche esponenti politici e delle associazioni. Giuseppe Pilloni. Qui in Piazza Nettuno per dire no alla legge sull'autonomia, perché siete contrari? Siamo contrari perché è una controriforma. È una controriforma che non solo attacca gli assetti istituzionali della Repubblica, minando diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini come quelli alla scuola, all'istruzione, alla sanità, ma è anche una controriforma che attacca i diritti dei lavoratori, rischiando di portarci indietro fino all'epoca delle gabbie salariali, facendo saltare il valore e l'istituto del contratto nazionale di lavoro. Quindi la CGL insieme alla UIL, insieme a un fronte largo di associazioni, movimenti, reti studentesche, associazioni della società civile e tanti partiti dell'opposizione, è impegnata nell'abrogazione totale della legge sull'autonomia differenziata per difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini. L'obiettivo è raggiungere le 500.000 firme per avere poi questo referendum. È una legge che noi giudichiamo sbagliata, che spaccherà il paese, in 20 modelli tanti quanti sono le regioni, e che alimenterà le diseguaglianze soprattutto in materie delicate come quella della pubblica istruzione e della sanità, che invece a nostro giudizio devono rimanere disposizioni di tipo nazionali che garantiscono diritti di cittadinanza uguali in tutto il territorio. Per cui da oggi parte la campagna referendaria per la raccolta firme, proprio per chiedere l'abrogazione di questa legge. Perché crea diseguaglianze, spacca l'Italia, crea anche delle piccole patrie di fatto che però sono favorite sulla base degli interessi politici del governo, che comunque tiene alla fine la centralità su chi va avvantaggiare e chi no. Questa è la realtà dei fatti. Il governo da un lato crea piccole patrie, allo stesso tempo mette in ginocchio i comuni tagliando ogni tipo di fondo. Perché la legge Spacca Italia è una legge iniqua che creerà 20 sistemi diversi, per esempio sull'istruzione. Pensate alla follia. Noi siamo stati ostaggio in aula, in assemblea legislativa, delle forze di centrodestra che peraltro sono spaccate al loro interno perché hanno paura di dare la parola ai cittadini, e invece è giusto che la cittadinanza, i cittadini italiani e i cittadini emiliano-romagnoli si esprimano sul quesito su cui stiamo raccogliendo le firme e sul quesito che abbiamo approvato anche in questa regione. I Verdi sì, sono contrari a un provvedimento che creerà cittadini di serie A e di serie B se non riusciamo a respingerlo e a abrogarlo. Noi vediamo in Emilia-Romagna che il nostro sistema sanitario di eccellenza cura pazienti che vengono da tutto il paese, vuol dire che nel paese ci sono livelli di assistenza sanitaria diseguali. La legge Calderoli aumenta queste disuguaglianze, noi invece le vogliamo eliminare. È stata inaugurata a Palazzo d'Accursio la mostra di arte e cultura di Taiwan e Italia a confronto. Sarà visitabile fino al 10 agosto. Maria Elena Mele.
30 artisti taiwanesi e 13 italiani esposti in comune a Bologna in una mostra pensata per consolidare un rapporto culturale oltre che economico pluridecennale. A realizzare l'esposizione è stata l'Associazione Cinese di Bologna insieme al comune. L'esposizione sarà aperta fino al 10 agosto in Sala Ercole di Palazzo da Curzio. Le comunità cinesi sono presenti in città dal 1928. Quindi è una lunga tradizione, naturalmente abbiamo due realtà consolidate, una è la Cina di Taiwan, l'altra è la Cina popolare. Abbiamo rapporti ottimi, tra l'altro i rapporti fra la comunità bolognese e la comunità cinese sono molto positivi, tra l'altro un rapporto anche da un punto di vista economico, perché voi pensate solo che Bologna e l'Emilia Romagna, grossa parte del suo commercio estero è sui mercati asiatici, quindi Cina, Cina Taiwan, Cina popolare e così via. L'arte supera bandiere linguistiche e culturali e promuove la pace, ha dichiarato il console generale in Italia Riccardo Lin, che ha proseguito. E sono orgoglioso di essere qui, oltre di esprimere la nostra amicizia tra Taiwan e Italia, anche di portare i nostri artisti delle loro opere d'arte per farle vedere la città, Bologna. Abbia pace, portiamo la pace a tutto il mondo, noi leghiamo il mani dei mani tra Taiwan e Italia per portare pace a tutto il mondo. Ecco, quest'anno oltre taiwanese anche disegno pittura di italiano a confronto così, ecco, quindi diventa molto grande evento. La nostra mostra da oggi si inaugura e poi fino al 10 agosto. Ci sono novità importanti per quanto riguarda la Rocchetta Mattei, il famoso castello sull'Appennino bolognese nel comune di Grizzana Morandi. Presto sarà possibile visitare anche l'ala del maniero, ancora chiuso al pubblico. Massimo Ricci. Secondo molti è la parte più autentica della Rocchetta Mattei, cioè quella arabo-moresca, che fu costruita per prima per volere dell'eclettico conte bolognese Cesare Mattei. Presto sarà messa in sicurezza e aperta al pubblico. L'intervento rientra tra quelli finanziati con il progetto pilota Da Campolo l'arte fa scuola, presentato dal comune di Grizzana Morandi e selezionato dalla regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando PNRR Attrattività dei Borghi, che interesserà il borgo di Campolo assieme al borgo La Scola e appunto alla Rocchetta Mattei. L'obiettivo è aprire al pubblico le aree del complesso monumento ottocentesco che ancora non sono visitabili, pur essendo quelle più suggestive. Saranno oggetto di un restauro completo le sale del piano terra, la sala d'aspetto, la sala da pranzo, l'atrio, la sala delle ceramiche, la cucina, la sala dei fenicotteri e al primo piano il corridoio, la loggia delle Uri con magazzino e la scala araldica. Il restauro parziale è previsto per la loggia Carolina, la stanza del Papa, il salotto turco, la camera turca e la sala degli specchi. La cosiddetta ala del conte Mattei, che fece edificare la rocchetta, la stanza del conte, il salottino viola, la loggia con falso pozzo a rasoio, la sala della visione, il salotto inglese, sarà sottoposta ad un intervento di messa in sicurezza per renderla visitabile. L'importanza della Rocchetta Mattei, riconosciuta dal Ministero, avvalora l'impegno che il comune di Grizzana Morandi e la regione Emilia-Romagna hanno condiviso con noi per recuperare la porzione del castello non ancora accessibile al pubblico e completare così l'ingente opera di restauro che la Fondazione ha sostenuto nel decennio 2005-2015, sottolinea la presidente della Fondazione Carisbo, proprietaria del castello, Patrizia Pasini. Lo sport, cominciamo con il calcio. Bologna e Arsenal sempre più vicine alla chiusura dell'accordo su Riccardo Calafiori per 50 milioni di euro. I due club stanno ultimando i dettagli tra bonus e percentuali. Calafiori è stato una delle rivelazioni dell'ultima stagione con il Bologna e di Euro 2024. La trattativa sembra si sia sbloccata nelle ultime ore grazie al lavoro dell'agente Alessandro Lucci, che in questi giorni di calma apparente ha contribuito ad avvicinare le esigenze dei due club. Si discute adesso degli ultimi dettagli, bonus e percentuali. Arrivato nella scorsa estate dal Basilea, Calafiori, difensore classe 2002, è stato protagonista della stagione del Bologna con 2338 minuti giocati in campionato, 30 presenze e con 2 gol e 5 assist.
Andiamo al basket, il bolognese Gherardo Sabatini torna a vestire la maglia della Fortitudo Pallacanestro, a comunicare l'accordo raggiunto alla società bianco-blu in un comunicato stampa. Nato a Bologna il 13 maggio del 1994, playmaker di 183 cm, Sabatini torna a difendere i colori della F dopo averlo già fatto sia nella stagione 2013-2014 in divisione nazionale B sia nel campionato 2020-2021. Con il basket si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, un buon pomeriggio. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.